Disney presenta Il magico mondo degli animali. Vieni dai, sarà fantastico. Nel mondo magico degli animali, dal polo nord ai fiumi equatoriali, è tutto un mondo da esplorare. Con gli animali ci potrai giocare, ti fanno sognare, intenerire, la loro vita puoi cantare, è tutto un mondo da esplorare. Disney, il magico mondo degli animali. Le volpi. È un po' furfante, molto vivace e ancor più furba. Ecco la volpe rossa. Avrai modo di seguirla dall'infanzia all'età adulta, scoprendo tante cose sulla sua vita. E farai la conoscenza di tre suoi cugini: l'otocione, il cuon alpino e lo speoto. E poi ti verranno poste tante domande e starà a te rispondere. Pronto? Partiamo alla scoperta del meraviglioso mondo degli animali. Siamo in Europa, in un tranquillo angolo di campagna con le sue belle aree di sottobosco e le sue foreste. È arrivata la primavera. Sotto questo verde tappeto si nasconde un autentico tesoro. Tre piccoli batuffoli di pelo color cioccolato. Sono altrettanti volpacchiotti. La cucciolata comprende un maschio e due sorelline. I piccoli hanno appena 15 giorni e sono ancora minuscoli. Com'è dolce la vita vicino alla mamma, stretti stretti al calduccio in fondo alla tana. Perché mamma volpe si è rifugiata in una tana? Per proteggere i volpacchiotti appena nati. La tana può essere una cavità tra le rocce o un semplice albero cavo. O ancora, una tana presa in prestito da altri animali, come ad esempio il tasso. Nelle prime settimane di vita dei cuccioli, mamma volpe non li abbandona un solo istante. Li riempie di coccole. Li nutre con del buon latte caldo. E mantiene la tana sempre pulita, mangiando gli escrementi dei piccoli. Eh sì, anche se un po' particolare, è il suo modo di fare pulizie. È passato qualche giorno e i nostri volpacchiotti sono già molto cresciuti. Il papà non si occupa molto di loro, ma oggi ha portato una preda. Perché è giunto il momento di far loro assaggiare della carne. La mamma smembra la preda prima di darla in pasto ai piccoli. I cuccioli si divideranno equamente il cibo? No! Succede spesso che uno dei fratellini mangi più degli altri. Il nostro maschio è più forte delle sorelline e vorrebbe tenere tutto per sé. È già pronto a difendere con decisione il proprio pasto. Giù le zampe! A un mese di vita, i nostri volpacchiotti escono finalmente dalla tana e scoprono un mondo pieno di luce. Sono ancora timorosi. Il minimo rumore li fa sobbalzare.
ma a poco guadagnano sicurezza. Quante meraviglie da scoprire intorno alla tana! Questa cosa qui, ad esempio, si potrà mangiare? Il nostro piccolo maschio stuzzica un po' l'oggetto misterioso per vedere se ha una reazione. Ci gioca un po', come se fosse una preda. È in questo modo che sviluppa l'istinto di cacciatore. E per migliorare l'agilità non c'è niente di meglio che una piccola zuffa. Anche se sono già molto cambiati, i nostri volpacchiotti non somigliano ancora alla loro mamma, che ha le orecchie appuntite, una foltissima coda e il pelo di un bel colore rossiccio, mentre i nostri piccoli hanno le orecchie più corte, una coda un po' spellacchiata e il mantello di un buffo colore ancora incerto. Manterranno ancora per molto questo pelo multicolore? No, a 2 mesi diverrà rosso come quello dei genitori. Due mesi è anche l'età in cui i nostri piccoli diventano più temerari. Il maschio non si accontenta più di restare nei pressi della tana, vuole scoprire il mondo. Si avventura a una 50ina di metri dalla tana e fa la conoscenza di alcuni vicini, dei volatili davvero buffi. Mamma volpe continua ad allattare i piccoli, ma si assenta sempre più spesso per cacciare. Bisogna nutrirli, i 3 piccoli discoli. I nostri volpacchiotti, allegri e indiavolati, passeranno la primavera sotto lo sguardo vigile e protettore della mamma. Una primavera felice e spensierata. E ora gioca tu, prova a rispondere. Nei primi 2 mesi di vita, che cos'hanno di diverso i volpacchiotti rispetto alla mamma? Le orecchie? Il pelo? O la coda? Tutte e 3 le cose. La coda è meno folta, il pelo è più scuro e le orecchie sono più corte. Ma esistono altre differenze, come gli occhi che sono azzurrini, mentre quelli degli adulti sono gialli. E poi le dimensioni, naturalmente, perché i nostri volpacchiotti sono ancora piccolini e tenerissimi. È giunta l'estate. I nostri volpacchiotti hanno ora 3 mesi. Tra di loro si sta instaurando una gerarchia. I fratellini si mettono alla prova per misurare la propria forza. La mamma è nervosa perché questi giochi rendono più visibili i nostri volpacchiotti e il nemico potrebbe spuntar fuori all'improvviso. Un nemico che non è mai troppo lontano. L'uomo. Ma la mamma non può sorvegliare di continuo i propri piccoli. Deve andare a caccia per poterli nutrire. Quindi i volpacchiotti restano spesso da soli, imparando così ad essere più indipendenti. I cuccioli vanno da soli alla ricerca del cibo? No, ma si allenano. Il nostro maschio si esercita ogni giorno nella caccia. Poco a poco diviene più attento. L'udito diviene sempre più fine, lo sguardo sempre più acuto. Impara a decifrare il linguaggio degli odori.
e si avventa su tutto ciò che si muove. Il nostro volpacchiotto è ora molto più sicuro dei propri mezzi. È anche abbastanza grande da poter rinunciare alla protezione di una tana. E anche le sue sorelle. La mamma e i piccoli abbandonano perciò la tana. Ora potranno esplorare tutta la superficie del loro territorio vitale. Che cos'è il territorio vitale? È uno spazio più o meno esteso all'interno del quale un animale trova tutto ciò di cui ha bisogno per vivere. La volpe ha una straordinaria capacità di adattamento. Il suo territorio vitale, quindi, può essere molto vario. Campi, pascoli, foreste. È possibile trovare volpi un po' ovunque, anche a poca distanza dalle case. L'autunno è alle porte. Cominciano a cadere le prime foglie. Il nostro maschio, che ora ha 6 mesi, è diventato un cacciatore piuttosto abile. Ma il territorio vitale della mamma non è abbastanza grande per nutrire tutta la famigliola. Il nostro giovane deve allora andar via. Separandosi dalla madre, si mette alla ricerca di un nuovo territorio. Uno spazio tutto suo dove cominciare la vita adulta. E ora gioca tu, prova a rispondere. Qual è il peggior nemico della volpe? L'aquila? L'uomo? O il lupo? L'uomo è il principale nemico della volpe e la caccia sin dalla notte dei tempi. L'aquila e il lupo sono anch'essi pericolosi predatori, ma il loro numero è oggi molto diminuito e rappresentano quindi una minaccia minore per la volpe. L'autunno è ormai al termine. La nostra volpe dovrà affrontare il suo primo inverno. Un inverno molto duro. Fortunatamente, il suo mantello è divenuto molto più folto. E durante l'autunno, il nostro giovane maschio ha messo su qualche chilo. Comunque, anche se il cibo dovesse scarseggiare, la volpe avrebbe sempre la possibilità di cavarsela, perché è un animale opportunista. Che cos'è un animale opportunista? È un animale che coglie tutte le opportunità di nutrirsi senza troppi sforzi. Prende tutto quello che si presenta. E non esita a variare la propria alimentazione. Può quindi adattarsi a tutte le situazioni. Il nostro giovane maschio è alla ricerca di qualcosa da mettere sotto i denti. Questa piccola arvicola ha scarse probabilità di sfuggirgli, perché la volpe ha un udito finissimo che le consente di individuare quasi sempre le prede, persino quando si nascondono sotto la neve. Ma se trova i resti di un animale, non esita a cibarsene. Non si va troppo per il sottile quando si ha fame. I mesi invernali si susseguono, interminabili. Ma la primavera non è lontana ormai. È tornato il bel tempo, come si sta bene al sole. E com'è bello sentire tanti odori nell'aria. Ma il vero motivo per cui la volpe sembra così attenta è che le sue prede preferite sono tornate a farsi vedere. I conigli, decine e decine di conigli. Ma i conigli si lasciano acciuffare facilmente? No, affatto. Possiedono un udito eccellente e un campo visivo molto esteso, qualità che permettono loro di avvistare facilmente i predatori. Poi avvertono gli altri del pericolo battendo ritmicamente a terra con una zampa.
Acchiapparne uno in corsa non è impresa facile. Ma il nostro cacciatore conosce una tecnica molto meno faticosa. L'attesa. Perché il coniglio, credendo di aver evitato il pericolo, presto uscirà di nuovo. E allora non resterà che servirsi. Eh sì, è furba la volpe. Quando caccia topi e ervicole, la volpe impiega invece una tecnica diversa. Le blocca con un grande balzo. Individuato il roditore grazie all'udito, lo raggiunge con un balzo immobilizzandolo. Capita spesso che debba ripetere più volte l'attacco, ma conti fatti, manca raramente la preda. Eh sì, è agile la volpe. Quando non trova né conigli né ervicole, la volpe opta per il cibo più abbondante, come le uova, ad esempio. Ma le uova rotolano via. Peccato. In certe regioni la volpe rossa cattura persino i pesci, anche se i pesci sgusciano via. Alle brutte ci si può sempre consolare con qualche verme. In fondo parliamo di un animale opportunista, giusto? La volpe si nutre esclusivamente di prede animali? No, mangia di tutto, anche bacche e frutti. Il nostro maschio ha incontrato una femmina e non pensa più al cibo perché ha ormai un anno e mezzo e ha l'età per riprodursi. È inebriato dall'odore della sua compagna. Un profumo da far girare la testa. Cinquantadue giorni dopo nascono due piccoli volpacchiotti. Sono ancora ciechi e non riescono a tenersi dritti sulle zampe. Ma un giorno diverranno anche loro due astuti furfanti delle campagne. E ora gioca tu, prova a rispondere. Come fa la volpe a catturare le ervicole? Aspettandole in agguato? Inseguendole? O bloccandole con grandi balzi? Bloccandole con grandi balzi. La volpe comincia a esercitarsi in questa tecnica di caccia dall'età di 6 settimane. Ma deve attendere qualche mese per acquisire la mira giusta. La volpe rossa è un canide e possiede numerosi cugini. Te ne presentiamo 3. L'otocione, il cuon alpino e lo speoto. È nel cuore del deserto africano che vive l'otocione. Papà non perde mai d'occhio i piccoli, neanche per un istante. Perché le iene non sono mai lontane. Fila via, ciò! I piccoli non si toccano. Gli otocioni vivono in tane dove riescono a proteggersi tutto l'anno dal sole e dal gran caldo. Hanno orecchie enormi che permettono loro di sentire persino i rumori impercettibili delle termiti. Infatti gli otocioni si sono specializzati nella caccia di questi insetti piccoli, sì, ma incredibilmente nutrienti. A un mese di vita i piccoli otocioni cominciano già a battere il territorio alla ricerca delle termiti. Ma con le orecchie sporche non si ottengono grandi risultati. Tutti gli strumenti di precisione richiedono una manutenzione regolare e a volte persino un bel bagno.
Il kuon vive in Asia. Si tratta di un animale sociale che si riunisce in mute, come il lupo. Ogni muta è guidata da un maschio dominante. Siccome cacciano in gruppo, i kuon possono attaccare prede ben più grosse di loro. Avvicinandosi di soppiatto, tenteranno di isolare uno degli animali dal resto del branco. Ma questi cinghiali si dimostrano un po' troppo coriacei. Errore di strategia, si deve battere in ritirata. Ah, che giornataccia! Bisognerà tentare la sorte altrove. I kuon usano la tana solo per allevarvi i piccoli. Solo la femmina dominante ha il diritto di avere dei cuccioli. Quest'anno ha dato alla luce una cucciolata davvero numerosa. Una bella marmaglia da sfamare. Meno male che la mamma ha 14 mammelle. Niente paura, ce n'è per tutti. È una vera delizia il buon latte fresco. In America del Sud, nella foresta amazzonica, vive un buffo animale, lo speoto. Ha zampe corte e corpo arrotondato. E anche le sue orecchie sono arrotondate. In effetti, somiglia a un orsetto. Nonostante l'aspetto tranquillo e facioso, gli speoti sono temibili predatori e cacciano esclusivamente in gruppo. Sono animali potenti e molto veloci. Perciò non hanno alcuna difficoltà a inseguire i grossi roditori di cui si cibano. E dopo la caccia, una bella siesta è proprio quello che ci vuole. E ora gioca tu, prova a rispondere. Quale animale caccia le prede di maggiori dimensioni? Il kuon? L'otocione? O lo speoto? Il kuon caccia in muta, cosa che gli consente di catturare prede più grandi di lui. Anche lo speoto caccia in gruppo, ma attacca soprattutto grossi roditori. L'otocione è invece un insettivoro che si nutre di termiti. Ma quando se ne presenta l'occasione, non disdegna i millepiedi e altri insetti. Quale tra questi animali vive tutto l'anno in una tana? Il kuon? L'otocione? O la volpe rossa? L'otocione. La tana gli consente di proteggersi dal caldo e dai raggi infuocati del sole. Il kuon si serve della tana solo per allevare i piccoli e la abbandona subito dopo. Quanto alla volpe rossa, lascia definitivamente la tana quando raggiunge i 3 mesi di vita. Ma in seguito può capitare che si rifugi nella tana di un altro animale, in caso di pericolo o per ripararsi da una tempesta.